Si scende giù per il deserto del Turkmenistan, che quel giorno troviamo fino a 42 gradi di temperatura. Breve sosta poi è stata Yerbet, un villaggio di estremamente povero, di baracche, poi per finire per arrivare nella capitale, che è Ashgabat, una città di oltre 500.000 abitanti. Il 17 agosto entriamo in Turkmenistan. Sostiamo a Tazu, una città di 140.000 abitanti. In questa foto vedete il busto del presidente. L'immagine del presidente è da tutte le parti, sia come fotografie e sia come statue monumentali in numerose piazze. La prima visita è a Konya Urgens, che è un famoso sito archeologico in cui ancora si effettuano degli scavi. Konya Urgens fu distrutta da Tamerlano. A Konya Urgens c'è il più grande e più alto minareto dell'Asia centrale, è alto 64 metri. Questo è il minareto di Konya Urgens, il più alto dell'Asia centrale. Questa volta la cena la facciamo su una casa colonica e ci arrangiamo come una specie di picnic. Iniziamo il giorno successivo l'attraversamento del deserto del Karakum. Qui visitiamo i resti di un'antica fortezza. Il deserto all'inizio ha un po' di vegetazione, ma mano a mano che si avanza diventa sempre più arido e più sabbioso. Qui uno dei tre pulmini che ci portavano il gruppo si è insabbiato, ma poco dopo verrà liberato con l'aiuto degli altri due pulmini. L'orizzonte del deserto sembra infinito. Ricordiamo che il Turkmenistan ha una superficie di 448.000 km² e la gran parte è deserto. Visitiamo anche dei pozzi artesiani scavati dall'ex Unione Sovietica. Il deserto qui diventa totalmente sabbioso. Inoltre circolano numerosi cammelli liberi. La temperatura raggiunta quel giorno era di 42 gradi. Finalmente arriviamo a Yerbent, un villaggio in mezzo al deserto, in cui potremo ristorarci con bevande fresche, perché quelle che avevamo erano diventate tutte calde. Specialmente l'acqua gassata di 42 gradi era imbevibile. Come vedete, i cammelli sono liberi e sono appollaiati per terra. Qui il gruppo praticamente ha assaltato l'unico frigo bar che si trova nel villaggio. Una scena tipo fantozziana. Quel giorno ha fatto affari. Finalmente si arriva a Ashgabat, la capitale, che ha circa 550.000 abitanti. La capitale è molto curata dal suo presidente. Qui si vede a sinistra un ministero con una cupola dorata. Qui al centro di una piazza troneggia la statua del presidente sopra una torre particolare, cioè è girevole, il presidente a braccia aperte ruota a seguire il movimento del sole, come se lui
dia la luce al paese. Lasceremo poi dopo il Turkmenistan per andare in Iran. Di oltre 500.000 abitanti. Ashgabat si scende in Iran attraverso il valico di Bajran e poi si prosegue per Teheran. Diciamo si passando per Gorgan nell'Iran, poi si arriva a Teheran, una città di oltre 7 milioni di abitanti. Poi si risale, si va a Tabriz, città di oltre 2 milioni di abitanti, prima di arrivare ad Ogubayes, nella frontiera turca, vicino al monte Ararat. A Bajran, cioè la frontiera turcomena-iraniana, dobbiamo aspettare parecchie ore, perché mancava il bus che ci portava a Teheran. Il villaggio si trova a 1600 metri di quota. In quell'occasione giocavamo a calcio con un gruppo di ragazzini del villaggio. Anche in Iran, nella frontiera turcomena, il paesaggio è piuttosto arido, anche se c'è un po' di vegetazione. Qui si sta salendo verso il valico di Bajran, di 1942 metri. Forse dà meglio un'idea del paesaggio, dell'aridità del territorio nei pressi di Gorgan. Viaggiamo tutta la notte e alla mattina facciamo una sosta tecnica per mangiare qualcosa e fare colazione. Sullo sfondo c'è il vulcano di Damavand, un vulcano alto oltre 5.000 metri, anzi 5.681 metri per l'esattezza, ed è la montagna più alta dell'Iran. Qui vedete come è tenuto a fresco il latte. A 55 km prima dell'arrivo a Teheran superiamo un alto grande valico che è alto circa 2650 metri. A Teheran restiamo solo una notte, facciamo un giro veloce di visita. La città si trova a 1191 metri in altitudine e ha 7.300.000 abitanti. Partiamo la mattina presto, alle 6.40, per andare in direzione di Tabriz. Come vedete ci sono pascoli, ma i terreni sono piuttosto aridi. Qui in una sosta vediamo un ponte rotto sul fiume Abar Rud, sempre per la direzione di Tabriz. Questo era il comodo autobus che ci hanno dato l'agenzia iraniana locale per 18 persone, quindi stavamo comodamente bene. Arriviamo a Tabriz con una periferia piuttosto confusa. La città conta oltre 2 milioni di abitanti, è nota anche per i suoi tappeti. Prima che faccia buio, facciamo un giro per visitare la città e i vari mercati. Qui siamo all'interno del bazar di Tabriz, uno dei più grandi dell'Iran, poco prima che chiudesse. Il 22 agosto lasciamo Tabriz e ci dirigiamo in Turchia. Qui stiamo superando un alto valico presso Dizais, alto più di 1700 metri, ed è poco prima della frontiera.